Oggi proviamo a fare la vellutata di zucchine con il volupta. Ok, allora ingredienti: un po' di cipolla, io non l'amo molto, quindi ne ho messo un pezzo piccolo, una patata, 450 grammi di zucchine, 300 di brodo e 300 di acqua. Ok, adesso tagliuzziamo tutto a pezzettini. Ci vediamo tra un po'. Fatto tutto tritato, adesso inseriamo questo e la lama trita tutto. Ok, adesso inseriamo il tutto. Benissimo. Un po' di sale. Pepe per chi lo vuole, il brodo, di brodo e 300 ml di acqua. Ok, copriamo il tutto, coperchio chiuso. Zuppa 35 minuti, ok, è il programma P1. E fra 35 minuti vi farò sapere il risultato. A dopo. Cuoce da un po' di minuti, volevo farvi sentire, è silenziosissimo. Si sente come il rumore di bollitura, insomma, giustamente. Considerate che questa è la prima volta in assoluto che lo uso e le dosi le ho prese dal ricettario, ma non riguardavano le zucchine, ma il cavolfiore, mi sembra, quindi ho cambiato qualcosina. Ho messo invece di 600 ml di acqua e un dado, ho messo metà di brodo e metà di acqua. Vediamo cosa viene fuori. Va bene? A dopo. Sono passati 15 minuti. Adesso, come sentite, sta bollendo e esce il vapore, perché qui ho notato che è appena appena rialzato, probabilmente proprio per permettere al vapore di uscire. Non so se si vede, sì. Allora, mancavano 3 minuti al termine e lui comincia a frullare. Finito. Quindi, stop. No, non c'è bisogno, ha finito. Punto. Vediamo il risultato. Wow! Bellissimo. Ok. Togliamo questo. Com'era? Pronto e servito. Buon appetito. Un filo d'olio e voilà.